È arrivato il momento di costruire la catapulta. Se non l'ho rotta, Filo si occuperà di progettare una catapulta in grado di lanciare un'anguria. Una catapulta? Una catapulta. A catapulta. Una catapulta. Mentre invece, se questo video raggiunge, non ci arriveremo mai, i 100.000 like, proveremo a realizzarne una che lancia il gigante bestia. Come il gigante bestia. Uno dei miei youtuber preferiti, che Le Volteni, ha realizzato un distributore a catapulta. Noi abbiamo deciso di realizzare una catapulta progettata da Leonardo da Vinci. Scusa Liz. Allora, è importantissimo costruire con l'outfit delle acagate. Ovviamente io sono un pirla e infatti ho comprato la catapulta in lingua tedesca. Traducendo, la prima cosa che devi fare è vestirti come Leonardo da Vinci. E direi che fino a qui l'outfit c'è. Ma ora voglio fare come si fa con Ikea, ovvero rovesciare tutto e non capirci più nulla. C'è un cucchiaio. Questa catapulta dice che riesce a lanciare una palla di argilla fino a 4 metri. La vera domanda è: quanto dovrà essere grossa una catapulta per lanciare un umano? Ma questo lo scoprirà Filippo. Eccoci qua. Intanto che Aka costruisce la catapulta mini di Leonardo da Vinci, io mi occuperò di progettare una challenge per poterla poi utilizzare e soprattutto progettare la nuova catapulta che sia in grado di lanciare, guardate come fa Lizza la testa, che sia in grado di lanciare un'anguria. Andiamo a scoprire le dimensioni. Iniziamo l'assemblaggio. Sappiamo le dimensioni di quella che sarà la catapulta di Aka e quindi, rimanendo in tema e utilizzando la penna di Leonardo da Vinci, facciamo due calcoli per capire quanto dovrà essere grande quella che dovrà lanciare l'anguria. Qui consigliano di inserendo un po' di colla in modo tale da assemblarla tutta. Il problema mio è che quando costruisco delle cose, tutte le volte ci sono degli errori e se vado già ad incollarle è un problema. Raga, questa qui sarà una cosa bellissima perché posso già inserire questa ruota motrice e io credo si faccia in questo modo. Raga, abbiamo già un ingranaggio, cioè è bellissimo. La catapulta che sta costruendo Aka ha una base di 25 cm per 12 cm e un'altezza di 25 cm. Ora iniziamo a costruire la base della nostra catapulta. Abbiamo già il meccanismo nella quale inseriremo la nostra corda che, arrotolandola a molla, poi sparerà come una catapulta. Ok. Leonardo da Vinci, abbiamo un problema, è rotto. Cioè, c'è un pezzettino rotto. Con questa scusa, ovviamente farò il reso. Cioè, non ho fatto in tempo a fare la base che c'è già un pezzettino rotto. E il croccantino per cani che andrà a lanciare peserà con l'esattezza 1,1 grammi. Cerchiamo di capire di che dimensioni servirà la catapulta per lanciare un cocomero di 15 kg. Adesso andremo ad adagiare l'asta più lunga di legno, che è quella che finalmente darà la forma alla base della catapulta. Io credo che se Volteni guarda questo video si mette a ridere. Io mi auguro che non guardi questo video. Signori, abbiamo la base! Volevo però ricordarvi che Leonardo da Vinci non aveva le istruzioni. Leonardo da Vinci era le istruzioni, ok? E io farò fatica a costruire una mini catapulta, ma voglio arrivare a farne una gigante. Abbiamo messo a confronto per la terza volta la massa e le dimensioni di un croccantino rapportate a quelle di un'anguria e abbiamo, sulla base delle dimensioni della catapulta che sta costruendo Aka, non mi chiedete con quali calcoli, stabilito le dimensioni della catapulta che servirà a lanciare l'anguria. Visto che l'anguria pesa 15.000 volte un croccantino ed è grande 20 volte di più. Andiamo a vedere. Mi sto trovando in difficoltà. Qui mi dice che questa vite va inserita qui, ma io qui non trovo il pezzo col foro, non esiste. Forse perché il foro lo dovrò fare io? Come in tutte le costruzioni ci sono sempre dei problemi, ma non è colpa di Leonardo da Vinci, è colpa dell'uomo che non ha fatto l'ingresso per questa vitina. Quindi adesso io dovrò farlo manualmente. Oh no! La catapulta infernale lancia angurie dovrà essere con una base di 140x70 cm, quindi raga, un box più grosso di questo, e un'altezza di 140 cm. Poi Aka vi dirà quanti like servono per far sì che noi ci mettiamo in questo gran casino. Ci sta smontando tutto.
Oddio, sta diventando uno stendino. Dopo aver presentato la catapulta che lancerà il cocomero, non ci resta altro che preparare la challenge con cui lanciare il croccantino. Ma prima andiamo a vedere come è messo Aka. Oh Aka, sei proprio vestito come Leonardo da Vinci, lo noto. Sì, lui era vestito esattamente così. Ma a che punto sei? Perché io sono a buon punto. Fa vedere. Sono appena arrivato alla costruzione di un recinto. Perfetto, per metterci dentro dei topi? Sì. Ok, nel frattempo ti dico una cosa. Io ho progettato la catapulta lancia cocomero, che dovrà essere grande. Prova a dircelo te. Ma non so neanche quanto è grande la dimensione della catapulta che... Ci vuole 1,5 metri di catapulta. Ti dico solo questo. Quindi mi stai dicendo che se io sono 1,80 metri, la catapulta verrà grossa. Devo spostare questo. Ok, io sono 1,80. La catapulta dovrà essere grossa così. Ah, l'idea è tua. Quanti soldi ci vogliono? Quanti like ci vogliono? Non si parla di soldi. Almeno 50.000 like per realizzare una roba del genere. Perché non abbiamo soldi. Cioè, non è uno scherzo. Adesso, con tutto il bene che io vi voglio a tutta la community delle Akagate, ma 50.000 like non bastano per realizzare una catapulta del genere. Forse 100.000 ci avviciniamo a fare una patta. Forse, per farvi capire quanto potrebbe costare tutto quel legno che vedete laggiù. Ah, laggiù, scusa, lo intendeva là. A meno che non facciamo una cagata. Ora ci vuole semplicemente un po' di forza per abitare questa vite e possiamo continuare con la nostra... catapulta! Superzaia! Che boia, che male! Ci siamo? Ok. Adesso la cosa si fa interessante perché dovremmo mettere le colonne portanti dell'ingranaggio. Perfetto! Perfetto! Guarda che bello! Ora dobbiamo posizionarla. Signore e signori, sta prendendo forma la catapulta! Guarda che bellina! Però è arrivato il momento di cambiare location. E perché cambio location? Perché mi fa male la schiena. Solo per questo. Eccoci qua, Leonardo! Continuiamo! Dove eravamo rimasti? Ah! Che non vi siete iscritti al canale e non avete attivato la campanella, che è fondamentale per scoprire nuovi contenuti, vedere le Akagate ogni volta. Cosa stiamo aspettando? Ok, ora sto perdendo troppo tempo, mi metto sotto, quindi vado timelapse velocissimo. Oh mio Dio! È sempre più una catapulta! Ciao bimbe! È quasi pronto lo strumentopolo per lanciare il cibo. Quasi, non ora, quasi pronto. Ti sembra il momento in cui io ti possa lanciare la palla, Liz? Una sola volta. Se tornate, si iscrivono tutti al canale. Ah, lo fate però, adesso se lo fanno lo fate. Ah, ma lo dovete fare! Si iscrivono! Ho detto che voi si iscrivono! Sono troppo orgoglioso di me! Ora devo prendere col righello la misura di 3,5 cm e infilare l'altra vite. Non ho un righello! Aka mi ha assicurato che la sua catapulta è in grado di sparare un croccantino a una distanza di 14 piedi, che sono 4,26 m. Questa è la postazione dove starà la catapulta. Questo è il tragitto che dovrà fare il croccantino e il cane dovrà essere riposto, seduto, bravo ed educato all'interno del quadrato arancione che dovreste vedere laggiù in fondo. Se Aka è pronto con la sua catapulta, come è sta catapulta? Manca il righello. La tua catapulta è infernale. Comunque no, a parte le Akagate, no è vero, sono 34. No, cosa è successo? Mi sono reso conto che l'istruzione diceva di prendere una misura. Non avevo il righello, quindi ho fatto un piccolo passo nel passato e mi sono reso conto che ho messo da solo a occhio una vite che deve stare a 2,5 cm. E io non li avrò mai fatti 2,5 cm. Attenzione, siamo... sono 2,4. Quindi senza volerlo forse non hai rovinato il video. Non ho mai visto una tipa che va da uno e gli dice: ma tu non avevi 18? A me sembrano 17,9. La finiamo queste battute, andiamo avanti. Cosa devi fare ancora con quel righello, dai? Devo misurare 3,5 cm, ovvero il tratto finale che passa da un micro pene a un pene di dimensioni. Ma basta con sti pene, ma perché pensi sempre al pene? Ho problemi. Signor Leonardo da Vinci, scusi, cosa sta costruendo? Sto costruendo una nuova arma. E praticamente siamo nel 1400. Nascita 1452, attenzione! Stavo dicendo che questa costruzione nel 1400 serviva per lanciare croccantini dei cani. E Liz e Shirley stanno gongolando, infatti.
Stavo dicendo che la catapulta nasce per dare croccantini ai cani. Poi, come tutte le cose, è diventata qualcosa che è stata utilizzata a scopo bellicoso. Esatto, è arrivato un re e ha detto: ma perché non la usiamo per uccidere? E tutti quanti sì! La fisica di Leonardo da Vinci vuole questo nodo. Il problema è che non sappiamo fare un triplo salto carpiato. Quindi copieremo l'immagine. A sua immagine e somiglianza. Posso farvi notare che è esattamente come quello? Un piccolo ma grosso problema riscontrato è: perché c'era la colla all'interno? Cioè, nelle istruzioni ti dicevano che potevamo anche far senza. Ma in realtà succede questo: se non metti una colla, e deve essere pure resistente, che se andiamo a caricare la nostra molla, guardate, inizia a alzarsi e viene, salta tutto. Però se io lascio, guardate che roba, cioè il gioco lo fa, quindi la catapulta funziona, ma dobbiamo incollare tutti i pezzi e aspettare l'asciugatura, per cui iniziamo. 20 minutes later. Signore e signori, la catapulta è terminata, l'unico problema è sempre che rimane un pezzo. Manca un croccantino e un cane laggiù. Andiamo a testarla direttamente nell'arena delle challenge. La catapulta di Leonardo da Vinci è pronta. Laggiù abbiamo Liz. L'obiettivo è far sì che questo croccantino entri nella sua bocca. Sono 4 metri di distanza. Ce la farà la nostra costruzione? La nostra, quella di Leonardo da Vinci, a far centro? Scopriamolo. 3, 2, no, ma prima dobbiamo raggiungere almeno i 50.000 like se volete far sì che questa catapulta diventi grande. Adesso non dico che lancerà un uomo, ma un'anguria di 15 kg, 10 kg ce la possiamo fare. Nella faccia di un uomo. Ci siamo, ora vi siete iscritti al canale, avete attivato la campanella, 50.000 like, ci siamo. 3, 2, 1. Oh, era perfetto! L'ho mangiato? È tutto vero! L'ho mangiato, sei arrivato addosso! No, non l'ho mangiato, è lì. Però è qui dentro! È andato nel quadrato perfetto! Ragazzi, 50.000 like! Catapulta, lanceremo le angurie st'estate!